Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 81esimo episodio della serie America qua su Farming Simulator 2017. Questo episodio lo inizio un po' con un dispiacere perché, vabbè, a parte il fatto che mancano ancora un bel po' di piante, rispetto allo scorso episodio ne ho tagliate ancora un bel po' e mi ero fatto il treno pieno, ma appena sono entrato, tac, tutto vuoto. Veramente un grandissimo dispiacere perché, vedete, le cinghie sono ancora collegate. Quindi le andiamo a scollegare. Non so come cavoli sia potuto accadere. Quindi vi consiglio, se state caricando legna sul treno, vendetela subito. Vendetela subito senza uscire perché qui altrimenti vi capitano i peggio casini. Come detto, i soldi siamo a 122.000 euro. Direi di aggiungermene un po' perché almeno un 50.000 tutti, se non 100, perché erano dei bei carichi. Vi faccio già vedere. Almeno 60.000 più o meno verrà fuori. Perché è un po' più grande di un carro, quindi all'incirca siamo lì. Quest'oggi però, come potete ben vedere, ecco qui la mia attrezzatura, mi sono portato qua i nastri trasportatori, mi porto qui anche questo, che ho collegato, sono andato a prenderlo col sametto, perché oggi andiamo a fare cippato. Vediamo un po' se riesco. Scusa, no, devo stare dall'interno, comunque sganciamolo. Mi metto un attimo qua che se caso mi sposto bene i mezzi. Allora, più o meno così va bene. Lo blocchiamo. Poi per... Ok, va troppo lento, vabbè. Ho capito che andrò col mouse. Perché i carri sono belli grandi. Direi di... All'inizio ero tentato di non utilizzare i... Come cavoli si chiamano? I carri subito e di stoccarlo qua, però ripensandoci ho detto perché devo stoccarlo qua per poi raccoglierlo nuovamente, quindi ho pensato passo direttamente coi carri. Si potrebbe anche evitare questo sistema di nastri, infatti. Ok, collegato e aspettate 2 secondi che guardo un attimo le impostazioni. Cambia angolo, no, non voglio nessun angolo. Devo arrivare fino... Ah, ok, scusate, scusate, scusate. Ok, arriviamo lì. Lasciamogli 5... Vabbè, intanto non servono, quindi chi se ne frega. Ripiega nastro. No. Direi di lasciarlo così per ora. Ora invece ci andiamo a prendere la nostra bella cippatrice con il piccolo 936 che abbiamo. Veramente trattore piccolino. Prima però fatemi spostare il same, ecco, mettiamolo qua. Comunque mi è dispiaciuto parecchio perché volevo proprio andare a vendere legna con il treno e rientro non c'è nulla, veramente un grandissimo dispiacere. Allora vediamo un po' di spiega. No, bisogna farlo direttamente dalla cippatrice. Mettiamoci un po' in linea in modo da poterla spostare come vogliamo. Trattore non serve più, andiamo sulla cippatrice stessa, dispieghiamo, accendiamo, direi di andare un pelino in retro. Scusate, ma mi toglie gli add. Direi di metterla in questa maniera. Troppo. Li dovrebbe riuscire a prendere, quindi tac. Facciamo un bel CTRL I, in teoria scarica qui. Ok, la... Ma sì, accendiamola. Accendiamola, lasciamola lì. Ci spostiamo il nostro piccoletto. Il piccoletto della farm. Aspettate 2 secondi. No, dai, andiamo dopo. Ora lo lasciamo qua. Come vedete, questo qua è il nostro piccolo ritrovo mezzi. Ed ora si inizia con la ponze. Prima voglio vedere un attimo se riusciamo a fare una cosa. Ovvero senza utilizzare la... Così è per velocizzare. Non è molto professionale, diciamo, non è molto realistica come cosa. Però se funziona, perché no? Perché dopo questa cosa qua ho intenzione di fare cose in legname e di venderlo in modo più velocizzato. Quindi quando andremo a farlo nuovamente avete già capito cosa andrò a fare. Autoload e via. Allora, vediamo un po', cambiamo. Con Y facciamo 3 metri, dai.
Ok, infatti. Questo qua va, vedete? 3 metri è l'ideale. Si dovrebbe. No! Ma no. Ah, cosa che hanno sistemato? Non cadono più i tronchi quando scendete. Ok, ho capito che ho fatto la cavolata. Quindi facciamo un 2 metri. Anzi, facciamo con uno prima. Però prima ci mettiamo così. Ok. Facciamo piccoli pezzi da 1 metro. Come vedete inizia a scaricare, spero tanto che non vadi a scaricare per terra, ma in teoria no. Esattamente, si ferma. Comunque ci sta come cosa, eh? Molto più velocizzante rispetto al solito e ve la consiglio. Peccato per quei tronchi lì che ho buttato giù. E molto importante questa cosa qua, che se scendo dalla Ponce non succede più nessun casino. Ok. Nel frattempo che qua inizia a depositarsi il cippato, che sembra non. Ok, si è bloccato un attimino. Quindi noi, per velocizzare un pochettino la lavorazione, tagliamo giù di qua. Tanto la ferrovia non la. Anzi, 3, 2, 1. Come stavo dicendo, siamo arrivati in farm senza tagliare la ferrovia. Quindi direi di prendermi subito il carro, quello più grande. Ma sì, dai, andiamo direttamente con lui. Se non mi sbaglio il cippato si può scaricare sul. Vediamo un po'. No, scusate. Se si può scaricare il cippato sul carro che abbiamo. Quello. Questo qua. E infatti sì, si può. Quindi un bel 56.000 litri. Non male, non male. Mi attacco anche una piccola zavorra che le tengo qua. Dovrei dargli una lavata al mezzo, però. Non è che stia male. Attacchiamo questa qui di zavorra, anche se è un pochettino più piccola, ma è più pesante dell'altra. Quindi ora faccio tutto il giro come ho fatto finora e ci vediamo su. Sì, se sono passato di qui è perché volevo passare un attimo vicino alla ferrovia, nulla di particolare, non preoccupate. Come vedete lì continua a scaricare, infatti, perché boh, si vede che è finito lo spazio. Aspettate un attimo, devo regolarmi un attimo qua la distanza. Spegniamolo, salire. Qual è che è? Spero che sia questo. Sì. Ok, così va già bene. Guardate come procediamo. Spero tanto che questo qua, sì, vedete, lo riesce a raccogliere. Anche se impiegherà un pochettino. Vabbè, non preoccupiamoci. Direi che posso fare questa parte qua. E come cosa è molto veloce e alla fine è anche molto, come si dice, molto, sì, non è realistica al 100%, però neanche troppo poca. Vai giù, ok. Qui facciamo da 2 metri, dai. Intanto li prende, cioè, perché non farli? Allora, dovrei. Dopo mi farò anche un percorso col Courseplay in modo da andare a vendere tutto automaticamente. Qui, ditemi che vanno giù. No, non va giù nulla. Tutto quello che volevo fare. Adesso non preoccupatevi, ragazzi. Non preoccupatevi perché. Ora, questi due vanno. Adesso andiamo a schiacciare. E in teoria, no, c'è troppa roba. Ai 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 ai. Voi non dovete fare queste cose perché sennò. Allora, ci giriamo. Madonna, li ho bloccati tutti. Non cipperemo più nulla. Allora, ci giriamo da questa. Intanto. Ah, non riesce a prendere quello. Dovrei spostarmi leggermente più avanti. Vabbè, la sposterò io dopo. Ok, qualcosa è successo. Aspettate 2 secondi, mi sposto leggermente più avanti per scaricare qua il cippato. Volendo posso prenderli anche con le mani. Ma non tutti, giusto. Non tutti li possiamo spostare, quindi.
non possiamo più chippare. Ottimo. Ok, guardate che va, guardate che va. Oh là. Tutto così doveva succedere. E anche noi ci stava chippando. Vediamo un po' la capacità. Beh, 47% con due piante non è male. Allora, facciamo un po' di calcoli. 4 piante lo portiamo a... Quant'è la capacità? 50.000 facciamo. 4 piante arriviamo a 50, a 100%, ovvero 100.000, quindi ne abbiamo. Vabbè, mi faccio il piccolo calcoletto da solo perché ora che sto qua a contarle tutte mi passa un casino e poi ci vediamo dopo. Sto qua non ha cippato? Ora sì. Ora sì che ti cippa. Ciao ciao. Benissimo ragazzi, Harry, eccoci qua. Allora, ho messo il course play, come potete vedere, intanto sto controllando se funziona bene. Direi di ritornare qui tra pochissimo. Ok. Fatemi dare un attimo una salvata, così veloce per non trovare problemi. Come vedete, 194 euro. Ho fatto un piccolo calcolo e dovremmo fare sui 100... 140? 140.000 euro, più o meno. Il percorso è questo qua. Gli diamo anche al masse. Usa percorso e lui va. No, 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 no. Scusate. Dobbiamo metterlo qui, sul suo punto di partenza. Ok, ora andiamo un attimo a cercare il nostro Fend. Fend, dove stai? Ok, in pratica lui arriva qua. Mi preparo già a fermare perché o va sba... No, in pratica ho messo il punto scarica. No, non funziona. Quindi che cavoli? Voglio scaricarmelo io. Quanto pare sì. Vabbè, almeno arriva. Perché qui ho messo. Vi faccio. No, non riesco a farvi vedere. Devo chiudere tutto. Un punto di fermo. E di scarico. Però, boh. Perché ho messo. Vai all'inizio e alla fine, giusto? Carico alla partenza. Ah. Ok, in teoria devo fare questo, 2, 3, ok. Devo lasciarlo su questo, adesso vedete 8.000 euro, non male. Il prezzo però è diminuito. No, sempre quello, strano. Per il resto funziona tutto egregiamente. Allora andiamo qua. Fermo il percorso, lo mettiamo qui e facciamo usa. Ok. Dopo devo farlo partire io però quello... No, ecco, eccolo qua. Quando si spegne, vabbè, cose che capitano. Però io devo andare su questa. Abbiamo fatto la cavolata, cioè ho fatto io. Apriamo. Come cavoli farò più a tirarla su? Non si può più, basta. Vabbè, me la andrò a sistemare io questa. Quindi direi di andare subito con un'altra. Pressoché ero contento che non succeda più come col 15, però invece accade anche qui. Comunque, pressoché sui 140.000 euro non dovrebbe essere male. Poi se magari aumentasse il prezzo si fa anche di più. Però per il momento non è male. Allora, quanto sono lunghi? Un metro, buono. Come vedete sì, sono caduti un po' di tronchi, però fa nulla. Alla fine, forse anche più di 140.000, perché... Aspettate 2 secondi che... Adesso non c'ho più voglia di scendere, vabbè. Dimmi cresta, ok, mi sposto un pelino avanti, sennò non lo prende il cippato. Poi dopo fa sempre così che cado. Ok, perché per un carico almeno di questo carro di meno saranno due piante e mezza, mentre dell'altro carro non sono quattro piante, bensì sono tre, quindi ci guadagniamo parecchio di più. Vediamo un po' il nostro, ok, sta arrivando il Fend, campo 16, vendita cippato, che okay, il percorso è quello per entrambi.
Impiega parecchio a ricaricare. Questi nastri veramente sono lenti come non so cosa. Forse è meglio se mi sposto leggermente avanti. Con questo non si può, quindi usiamo questo. Ok, vabbè, cose che capitano. E andiamo avanti. Ecco, qui sbaglio sempre, salgo sulla cippatrice e non sulla ponza. Guardate il fan che arriva, guardatelo che bravo. Poi mi sono spento al mezzo. Bravo, bravo Creed, bravissimo. Bravo, ma mamma mia quanti complimenti che mi faccio quest'oggi. No, cavoli. Sei ancora sulla cippatrice. Riuscirò mai a salire sulla ponse? Ok. In teoria lui arriva lì e aspetta. Ottimo. Ora, scusate 2 secondi, ma mi serve un attimo. Dai, andiamo con il Valtra. Mi sposto un po' con le piante perché mi danno anche tanto fastidio. Non so se riuscirò a cippare tutto per conto mio, eh. Direi che andrò un po' man mano per volta. Perché è tanta roba. E poi magari ora non c'è l'offerta, più avanti uscirà l'offerta, quindi è meglio magari aspettare un pochettino. Allora, come vedete sto facendo un casino. Allora, la pianta questa qui riesco ancora a prendere. Mannaggia il gancio, vabbè. Ok. L'abbiamo presa. Strano, ma è così. E invece no, vabbè, lasciamo perdere, per carità. Ma che casino sta accadendo? Non lo so io. Peggio che, vabbè, la legna si sa. Allora, qua devo andare leggermente in retro. Ok. Così dovrebbe andare. Ok, così funziona. Abbia la motosega, no? Vabbè, mi occuperò io lì. Utilizzerò gli altri mezzi. Via. Comunque, pensavo magari di fare un bel po' per conto mio e poi il resto lasciarne ancora qua, che piano piano lo farò. Però anche far tutto una botta unica ci potrebbe stare, perché ora non è più una mia preoccupazione la crescita dell'erba. Come pot avete potuto vedere, qui ho tagliato, però non si è tagliato nulla. Comunque vi dico già che ho visto un piccolo video su MotoGP 17, nel senso il gioco della Milestone, e sembra tanta roba, quindi in questi giorni, prima della gara di Austin, vi farò un video sul videogioco. Ovviamente carriera Johann Zarco, quella in cui stiamo andando avanti. Qui non mi va ancora a genio la roba. Ok, così dovrebbe andare. Perché altrimenti andava ad intaccare il nostro carro, cioè andava sotto al carrellino e non riusciva più a prenderlo. Così invece ci sta. Facciamo il mucchio e non disturba il nastro. Però abbiamo fatto i casini, peggio. Allora. Ottimo, quando fa così è una gioia assurda. Ok. Risolto tutto. Non è risolto niente. Vabbè, io vado avanti finché non prende qualcosa. Tanto cippato ne ancora. E qui ci andiamo a sbrigare noi. Tra l'altro si sta avvicinando l'uscita del Big Bad, quindi tra non molto lo vedrete anche qua sulla serie. Sì, guardate che va. Qui non starà più caricando. No. Sta ancora caricando. Allora, qua facciamo numero corse da effettuare, non a massimo di 10, illimitate lasciamo. Copertura 8, no, non c'è. Ferma l'ultimo al prossimo punto, disattivato. Adesso quando è a posto lo farei partire anche molto volentieri. Intanto lì ha finito di cippare e vediamo. Continua 3 2, 1. Non devo fare il punto d'attesa qua. Però vabbè.
Ok, lui continua, vediamo di regolargli la velocità e di fargli un 45 e qua 10, no, 24. Anche il fender non ha avuto problemi, quindi nulla. Lasciamo a 24. Comunque di soldi ne stiamo facendo anche abbastanza. Vabbè, aspettate, ne abbiamo tagliate 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 piante. No. Dipende dalle piante, perché le prime tre le abbiamo prese subito, qua ne abbiamo fatte altre tre, hai voglia, vabbè, fate conto che ne abbiamo fatte 9 perché una non si è riuscita e qua ce ne sarà almeno un'altra, più o meno. Qui, eccola qua ancora il casino. Salgo sempre sulla Gense, non sulla Ponze. Me la sposto un attimino qua che mi sistemo, così che posso liberarmi leggermente la zona. Andiamo anche con il. Andiamo principalmente con lui. Vediamo un po' se taglia. No, non taglia. Taglia soltanto i ceppi. Vabbè. Vabbè. Spero vi sia piaciuto il video di ieri sulla. Sì, la The English Farm ancora. Non è la prima volta che lo dico sulla Sandy Bay 17. Comunque, come avevo detto, quando inizio su una serie a fare una cosa, lo porto anche sull'altra, infatti, cioè non è che sto facendo apposta, però boh, mi viene naturale come cosa. Infatti stavamo facendo legna qua e guarda te, ho iniziato legna anche sulla Sandy Bay, comunque. Sì, vediamo. Sulla Sandy Bay durerà 3 episodi più o meno. Mentre qui è durato un po' di più, è qua del 78esimo episodio che lo stiamo facendo, silvicoltura pressoché, siamo all'81esimo, il prossimo basta. Comunque l'acquisto della JCB non è stato, vabbè, ce lo siamo ripa la JCB ce la siamo ripagati con come cavolo si dice, con la silvicoltura praticamente. Perché ci è costato 180.000 e siamo già a 140. Ci facciamo un piccolo guadagno in più, però non è tanto di più. Poi c'è ancora anche da pensare che ci siamo presi la Ponce. E anche lì un bel acquistone che sfrutteremo un po' più avanti quando faremo. Questa zona qua la rifaccio ancora da Veti. Principalmente gli darò una larghezza maggiore. Aspettate il nostro. Così è arrivato al massimo, quindi andiamo a dargli un occhio. Spegniamo tutto e cerchiamolo. Eccolo qua. Ok, lui ora dovrebbe farcela perché gli ho messo il punto di scarico. Eccolo qua. Ferma, ferma percorso. Ma perché cavoli non vende? Io mi chiedo, perché cavoli non vende? Allora, qui come vedete c'è il trigger. Sì, è all'interno, però c'è il trigger e lui non vende niente. Questa cosa qua non me la sono ancora spiegata. Boh, vabbè, risolverò io. Mi rifarò ancora il percorso perché qua l'ho fatto già un po' di volte e non è mai funzionato, quindi state all'occhio. Allora, come cavoli. Ok. Dovrebbe chiudersi. Vabbè, direi di salutarci da qua dove tutto stava andando bene. Ok, l'ha caricato. Cippalo, cippalo. Ok, va bene. Io ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Scusate un po' i casini. Mi sa tanto che. No, vabbè, fare il mucchio qua di cippato non ci sta bene perché dopo devo stare qua a continuare a muovermi. Comunque la zona se ne sta andando. Stiamo abbattendo tutto. Magari lo tengo una volta come campo, poi dopo inizio a seminarne ancora. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale se non ancora fatto e passare in descrizione nei vari social. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo prossimamente, come sempre domani e forse nei prossimi giorni se vi porto un MotoGP vi potrei portare un doppio video. Comunque ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti Toretti e al prossimo video.